Oggi vediamo una ricetta che mi piace molto, una ricetta di mia invenzione. Farò le patate alla tirolese. Perché le ho chiamate alla tirolese? Perché io aggiungerò alle patate che cucinerò al forno dello speck a cubettato, che gli dà un sapore che è una marcia in più per queste patate. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: allora, speck cubettato, guardate qua. Patate rosse, medio piccole, 2 spicchi d'aglio, rosmarino e salvia, cipolla rossa, pepe macinato e chiaramente sale e olio. Andiamo con la preparazione. Ci siamo lavate le nostre patate, praticamente le useremo con la buccia. Ce le tagliamo a spicchi. In questo modo. Tac, in padella antiaderente. Ecco qua le nostre patate tagliate. Adesso ci puliamo la cipolla che tagliamo a spicchi. Cipolla tagliata, 2 spicchi d'aglio, lampacente a cubettata, rametto di rosmarino. Che lo spezziamo in quattro foglie di salvia, del sale e dell'olio d'oliva. Diamo una mescolata e siamo pronti per infornare le mie patate tirolesi. Forno a 180 per mezz'ora. Guardate qua, spettacolare, hanno un profumo. Eccoci qua, la prova di degustazione. Guardate qua. Hanno un profumo. Sono patate favolose. Anche la cipolla rossa. Lo speck le dà un sapore favoloso. Se vi piace il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così avrete le notifiche quando metterò nuovi video. Ciao, al prossimo video!